Ciccioli ellenizzati, buongiorno e bentornati dal vostro Dictator Lorenz in questo decimo appuntamento con la nostra campagna ettorina. Oggi andiamo assolutamente a finire la seconda missione epica, visto che comunque ci siamo espansi tantissimo, ragazzi. Guardate dove siamo arrivati. Siamo arrivati qui sotto, tutto fatto con le nostre mani, non ci siamo confederati praticamente con nessuno, abbiamo conquistato ed espugnato ogni singolo insediamento, uno dopo l'altro. Allora, Baldi Giovinastri, Adrastea Dintei è l'ultima città, che a noi servirà. È l'ultima città che a noi servirà. Dobbiamo aspettare il passaggio del turno perché abbiamo appena preso Praktios e quindi ci servirà, insomma, il movimento anche del nostro fido e valoroso alleante, lui. Abbiamo 50 unità sul campo di battaglia. Non siamo probabilmente l'esercito più numeroso, però nel continente orientale devo dire che sono pochi, sono pochi quelli che possono vantare 50 unità schierate sul campo. Adesso pian piano si andrà a migliorare anche l'economia, così da poter migliorare anche la qualità degli eserciti. Ecco, prendete per esempio il Parida in giro con i full stack, no? Però come possiamo vedere, sono, a parte gli arcieri che sono elitari, tutto il resto è roba abbastanza basilare. È roba abbastanza basilare, quindi dovremmo riuscire a gestire la situazione. Parida ha attaccato e vinto contro Climenos. Questa è una bella rottura di balle, anche perché il favore di Priamo comunque gli fa guadagnare un sacco di punti. Ho letto anche il messaggio delle catombe. Allora, le catombe non è che io non le ho fatte perché mi sono dimenticato. Quando le posso fare, le faccio. Tante altre volte non le ho fatte per un discorso di cibo. Per il semplice motivo che avendo comunque tanti uomini, e mi servono tanti uomini in questo momento perché il mio territorio è molto vasto, io preferisco gestirmi il cibo in questo modo qua, cioè accumularne tanto e poi dopo fare un tot di turni a perderlo costantemente, però potendomi permettere sul campo di battaglia le unità che io voglio che stiano sul campo di battaglia. Il discorso era questo. Stesso discorso vale un po' anche per i templi. So perfettamente che il tempio di Apollo ci darebbe più favore. Il discorso qual è? È che fino adesso Priamo ci ha fatto fare due missioni per gli dei, due templi ci ha fatto costruire e non c'era quello. Tutto sommato, i bonus che mi danno questi templi a me non fanno neanche male, quindi direi che tutto sommato va bene così. Tutto sommato va bene così. Appena prenderemo ad Adrastea, scusate, andremo a farci il tempio di Apollo. Allora, delibera di Priamo è cambiata di 3. Il capriccio di Priamo disponibile. Conquisti occupa qualsiasi insediamento per 8 turni. Beh, allora, qui ci abbiamo un altro. Ci abbiamo la possibilità di salire. Allora, 84. Noi potremmo prenderci il devoto a Troia. Potremmo prenderci il devoto a Troia. Premonizioni dal cielo. Enormi stormi di uccelli neri si sono visti solcare il cielo formando inquietanti figure. Meno 50 al costo di reclutamento. Meno 4 alla felicità in questa provincia. Quale provincia? La nostra capitale, mio signore. E la capitale Memmina. Allora, torre troiana. Questo ci aumenta la guarnigione. Noi potremmo fare il livello 2 e sbloccare così le guardie di Troia. Livello 2, che poi in realtà è un livello 3. Lo paghiamo con il legno. Noi dobbiamo muoverci, ragazzi, perché comunque qui le risorse iniziano a costicchiare. Iniziano a costicchiare. Allora, dammi il mio Ettore, che può tra l'altro skillare. Può tra l'altro skillare, eroe eroico. Allora, noi possiamo scegliere l'ultimo step prima di andare a migliorare i precedenti. Allora, il grido, sbloccare questa abilità, risolutezza Eraclea. Capacità, il grido, più 2,5 punti. Più 2,5 punti ferita di questo eroe, 30 secondi, 35 danni causati dalle armi, 25 nel corpo a corpo, oppure irriducibile, immortale. La risolutezza Eraclea mi piace, mio signore. È la risolutezza Eraclea. E noi andiamo ad Adrastea. Noi andiamo ad assediare Adrastea, ragazzi, via. Questa qui dovremmo riuscire a portarcela a casa con i due eserciti, perché vedete che adesso capite perché tendo sempre ad averne due.
per andare nettamente in superiorità numerica. Porta anche te. Vieni pure te. E noi adesso la tiriamo giù a Drastea. Vittoria Cadmia va bene lo stesso, non mi interessa. Costi qualche costi, ma ho tutto l'interesse a chiuderla il prima possibile, perché siamo in perdita di 1500 di cibo. Comunque Cadmia che è andata a disintegrare praticamente i nostri rinforzi, ma vediamo come nell'armata principale nulla parte. Uno spadaccino, due spadaccini del ciulino, quelli base. Non abbiamo perso praticamente niente. Quindi va benissimo così, va benissimo così. Io andrei di saccheggio, e tu invece mi vai dentro qua ad occuparla. Voilà. E città occupata. Noi abbiamo fatto la missione epica, quindi se intendiamo affrontare il nemico che sta giungendo dal mare, ci servirà il sostegno di una Frigia riappacificata. Primo, ho combattuto gli invasori, ammazzo i Titi marciando da est attraverso la Frigia. Troia si è sempre limitata a vegliare a est, ma contro gli Achei avrà bisogno di impiegare tutta la sua forza. Devi conquistare le terre della Frigia una volta per tutte. Noi abbiamo ricevuto lo scudo orientale, che per 10 turni ci dà un più 3 alla crescita, un più 20 di influenza, un più 10 alla felicità. Quindi potremmo approfittare di questo periodo per migliorare notevolmente la nostra situazione. Riconoscimento ben meritato, più 10 alle relazioni diplomatiche con i Pelasgi e un 2000 punti per Ettore. Poi è salita di 10 e adesso abbiamo fatto anche l'altra missione, perché abbiamo ottenuto i 150 da Priamo. Quindi abbiamo fatto in automatico anche la seconda missione. Figlio fortunato, e anche qui sono un boato di punti, 2500. E la terza, ragazzi, wow, qua abbiamo fatto fin rouge, eh. Istituisci un'alleanza militare difensiva con la seguente fazione, ce l'abbiamo già, causa comune, più 10, 3000 per Ettole, e abbiamo guadagnato i giganti lancieri corazzati disponibili nella lista del reclutamento, più un altro 50 da Priamo. E qui c'è, attento, il figlio di Ilio, poiché il primo dei Danai a morire sul tuo suolo, auspica l'arrivo degli Achei. I tuoi uomini ti convocano al cancello principale nel cuore della notte, dove trovi un prigioniero Acheo, il folle Protesilao, alleato di Menelao. Si è affrettato oltre il mare per attaccare Troia da solo. Ti torna in mente una profezia secondo cui il primo invasore Acheo dovrà morire in suolo troiano, e rabbrividisci al pensiero di questo cattivo presagio della guerra venile. Allora, noi potremmo ucciderlo. Oppure potremmo anche lasciarlo in vita. Questo quanto mi dà? Più 20 alle relazioni diplomatiche. No, uccidiamolo. Uccidiamo. Istituisci un'alleanza militare o difensiva con Paride di Troia. Gaudio in tempi bui. Allora, padre orgoglioso. Più 3, più di... Madonna, ma quanti bonus abbiamo! Guardate, per 10 turni bonus che abbiamo sbloccato, ce ne abbiamo inanellate una dietro l'altra, una più 10 al morale dell'eroe. Ma questa qui, ma qui adesso c'era da fare, da attaccare adesso, cioè se c'erano qui gli Achei adesso si polverizzavano. Abbiamo guardato anche un sacco di tratti e distrutti anche loro. Ok raga, cioè adesso abbiamo veramente più 34 di ordine pubblico, cioè guardate che roba, più 46, cioè uno, mamma mia, aspetta che qua andiamo a riparare, non abbiamo i soldi per riparare, è un po' il colmo questa cosa, allora Praktios, qui abbiamo il legname, e di legname infatti ne guadagniamo un bel po', qui abbiamo il cazzillo dell'oro. Questo qui è roba della pietra. Senti una cosa, guarda. Direi.
caserma reale qui non possiamo farla, possiamo farla soltanto nella provincia principale. E allora sai cosa ti dico? Che qui non costruiamo niente. Ragazzi, siamo nella Golden Age, cioè sembra che abbiamo tirato veramente la Golden Era su Europa Universalis qua. Ci amano praticamente tutti. Noi adesso dobbiamo fare l'Anax di Troade, che è l'unica per avere il sigillo di Troia. Ma andiamo a vedere adesso la benevolenza di Priamo, perché qui, caro il mio fratellino, ti abbiamo staccato alla grande. Caro il mio fratellino, qui ti abbiamo staccato alla grande. E il buon Apollo è eccitato qui, il buon Apollo è eccitato. Allora, adesso noi dobbiamo ragionare attentamente. Noi dobbiamo ragionare attentamente, perché? Innanzitutto vorrei poter parlare con questi tizi qui. 76 per la Confederazione vogliono. Non ce la danno la Confederazione loro. Mentre invece la Dardania. I am sure we will both come out of this better off. Noi potremmo dargli l'ultimatum. Potremmo da. Ma non, sicuramente non a lui. Allora, Misia. Qui potremmo salire verso la Tracia comunque. Potremmo salire verso la Tracia. Allora, vediamo di parlare con il Sarpedonte intanto. Perché il Sarpedonte è potente, è ricco. Speak as to a friend. Ipa. Allora, il Sarpedonte vorrebbe Ipa. Sarpedonte vorrebbe Ipa. Però non te la do. Non te la do anche perché noi adesso abbiamo. Allora, ad Adrastea posso metterci tranquillamente quello per le risorse. Posso metterci quello per le risorse. Allora, noi abbiamo 4 regioni complete. Più Meonia e Timolo. E la Teutania. Sai che potremmo. Cacchio, se Elia. Ma Elia c'ha il cibo. A noi serve. A noi serve. Allora, vediamo se Pitane. All right, let's negotiate. Pitane non possiamo inglobarcela. Cioè, o meglio, non possiamo inglobarcela. Noi potremmo inglobarcela, Pitane. Le Pitane potremmo anche inglobarcela. Possiamo confederarci con Paride, no? Paride è troppo forte. Allora, senti una cosa. Passiamo il turno. Allora, Ctesios ha dei punti abilità. Allora, Ctesios, io ti darei la preghiera di Apollo. E anche spirito eroico. Mentre invece ad Ettore 8 punti abilità disponibili. Ettore, ragazzi, 8. Mamma mia. Oh, ti do questo. Poi rivale degli Achei Micene, rivale degli Achei Ftia. Io sarei rivale. Ftia mi dà bonus contro Achille. No, rivale degli Achei.
contro Agamennone. Contro Agamennone. Allora, il giuramento del guerriero. Questa è una. Non l'abbiamo ancora scelta. Sconto per le unità d'elite di Ettore. E vai col giuramento del guerriero, così le scontiamo ulteriormente. Poi, leader ispiratore. Più due punti fermi. Questo qui possiamo aspettare. Allora, rigenerazione divina. Rigenerami la rabbia. Allora, protezione da Efesto. Raga, il nostro eroe è livello 22, cioè. Allora, eroe rinomato. Meno 20 di all'unità conclama nell'esercito dell'eroe. Scontiamo le unità con arco. Veterano di battaglia. Rigenerazione passiva dei punti ferita. Rigenerazione passiva dei punti ferita. Noi ne abbiamo ancora uno. Risolutezza Eraclea. Rigenerazione. Mamma mia. Mamma mia. Ettore è un mostro. Ettore è un mostro, ragazzi. Ettore è veramente un mostro. E direi che adesso, Egea Ipoplacia, possiamo costruire. Sì. Possiamo costruire. Qui andiamo a farci il tempio. Qui c'è già il tempio di Poseidone. Qui c'è già il tempietto di Poseidone. Allora, io direi andiamo. Cosa possiamo fare qui? Non abbiamo risorse per costruire nulla. Dobbiamo aspettare, allora. Dobbiamo aspettare, andiamo avanti. Mamma mia, ragazzi. Mamma mia. Noi dobbiamo ereditare Troia. Dobbiamo ereditare Troia da Priamo, dopodiché possiamo veramente fare quello che ci pare piace. E potremmo anche tentare di migliorare i rapporti pure con Poseidone, una volta che Apollo non ci servirà più, per praticamente azzerare o comunque diminuire la perdita di uomini durante le traversate in mare. Quello per noi è importante. Quello per noi è molto importante. Allora, noi adesso dobbiamo essere bravi ad ottimizzare questi 10 turni. Questi 10 turni sono i turni in cui abbiamo dei bonus pazzeschi. Pazzeschi. Cioè, qui addirittura potremmo anche pensare ad una maxi guerra col Serpedonte. E cancellarlo dalla faccia della terra. E cancellarlo dalla faccia della terra. Visto e considerato che non ci ama troppo. Allora, qui intanto si sta spostando. Questi sono i tizi che stanno a nord da noi. Che stanno andando ad attaccare, bene. Bene, bene, bene. Noi siamo ancora in guerra però a nord, eh? Sì, perché questi stronzi stanno venendo a romperci le balle alla capitale. Alla nostra capitale Zelea. Siamo fortissimi. Siamo veramente fortissimi. Ora stai raccogliendo i frutti di questi successi. L'ammirazione di tutti i troiani, servigi di uno dei più fidati veterani della corte di Re Priamo, grazie al quale i comandanti di Troia. Se continui su questa strada, Priamo ti nominerà sicuramente il suo successore. Assicurati di costruire un santuario di Poseidone. No, il santuario di Poseidone dovrebbe essere un livello avanzato. Eccolo qua, santuario di Poseidone, guarda. Proprio d'amblè. D'amblè. Tre turni e ce l'abbiamo.
figlio onorato di Priamo, più 10 alle relazioni diplomatiche con tutti i troiani, più 4 all'influenza in questa regione, più 4 felicità in questa provincia, più 6 difesa corpo a corpo. E questi sono bonus passivi. Allora, senti una cosa. Ci zico. Questi sono alleati. Ah, Hector, my son. Speak your mind. Ettore, senti una cosa, ma... No. No, no, no. Dobbiamo puntare a migliorarci le nostre. Dobbiamo puntare a migliorarci le nostre. Qui ripara, per favore. Più 20 al campo visivo. Al legno non ci serve. A noi serve... Ecco, Pelopia. A Pelopia possiamo costruire un tempio. Possiamo fare l'altare di Apollo, che ci costerebbe 688 di legno. Lo possiamo fare nel prossimo turno. Lo possiamo fare nel prossimo turno. Ma noi, scusa un attimo... Attualmente con chi è che siamo in guerra? Con Mittima. Troy, presume. Noi siamo in guerra con Mittima. Allora, senti una cosa. Caro Ettore. Inizia a venire qua. Questo mi costa 217 di cibo, eh. Questo gigante qui. I love a challenge. Allora, io direi che il secondo esercito lo possiamo eliminare. Così torniamo in positivo. I know my duty. Ah, di Leonte, vai dentro con il tuo signore padrone Priamo. Priamo, scusami, Ettore. Che così mi sconti il mantenimento. Righteous and ok, true. Adesso. Reclutami i giganti lancieri corazzati. Che così sono scontati. Qui dentro abbiamo anche i centauri esploratori e i centauri guerrieri selvaggi. Io direi che tu puoi anche muoverti un pochino più rapidamente. Perché sto notando che qui stanno facendo fatica a prendere l'ultima città, quindi vorrei andare a prendermela io. Qui non hai nulla di interessante da reclutare. Fammi vedere qua. Gortiglione ha dei punti abilità disponibili. Dagli il rinvigorimento. Poi gli dai... Difesa corpo a corpo. Riduzione della fatica a tutte le unità. Inflessibile. Seguace di Artemide. Versatilità. Lancio Eracleo. Poi, velocità di reintegro. ...40% danni da distanza dall'eroe. Oh, questo può tirare, raga. Questo qui può tirare. Forging war. Born to fight. Gorghiglione, ma anche Gorghiglione, questo qua. Congedati, che noi dobbiamo recuperare un sacco di roba adesso. Allora, qui stiamo recuperando risorse. Questa città qui non può fare nulla, tu stai recuperando risorse. E qui sotto c'è la Licia. Qui sotto c'è la Licia.
E io direi che la Licia potrebbe essere il prossimo, eh. Io direi che la Licia potrebbe essere il nostro prossimo obiettivo, perché contro il Sarpedonte c'è da dire però che sarebbe una guerra molto lunga. L'ideale con Sarpedonte sarebbe riprenderci l'alleanza, visto e considerato che adesso non ci può tirare in guerra con fazioni del cazzetto. Anche perché quando l'abbiamo rotta lui ha letteralmente disintegrato tutte le Amazzoni. Allora, Priamo. Per me va bene, per me va bene, ma dammi un po' di cibo però. Ah no, vuoi proprio così. Per 5 turni. E no. Questo qui è uno scambio singolo. Non me lo dai un po' di cibo in cambio di D? Io ti aiuto anche, Priamo, però dammi del cibo per piacere. Ti posso dare anche un po' di pietra. Senti qua, facciamo così. Io accetto, ti do il bronzo. Ti do il bronzo, caro padre. Padre! Priamo! Priamo! Ehi, Priamo, mio signore. Qua gente che si muove. Misia è in guerra con noi, eh. Misia è in guerra con noi. Stanno dall'altra parte dello stretto. Allora, decreti reali emanati più 15% difesa corpo a corpo a tutte le unità. Bene. Adesso noi potremmo investire 5.000 di cibo, e lo farei subito, per prenderci uno sconto del 10% su tutte le unità. E questo qui è un bonus pazzesco. Pazzesco. Ah, Porosilene, sì, devi venirmi qua tu. Devi venirmi qua, caro mio. Perché visto che i nostri... Ah, ok, l'ha finita. L'ha massacrato lui. Perfetto. Allora, vediamo se possiamo sfruttare questa nostra situazione magari per un'eventuale confederazione. It is an honor. Ultimatum però non te lo vorrei dare. L'ultimatum non te lo vorrei dare. Troy leans too much on its reputation. Sta forchide qua è una bella rottura di balle. Ma voi, per esempio, che siete in guerra con noi, Misia. Troy presumes much. Non vuole fare pace. Cizico, Proconneso, che però è in mano a lui, e Apollonia. Noi potremmo andare a prenderci, per esempio, Apollonia per donarla a Paride. Per donarla, scusami, a Denea. Quello potrebbe essere interessante. Miglioriamo Adrastea. Anzi no, aspetta, perché noi qui dovevamo fare l'altare di Apollo. Altare di Apollo fatto. Noi abbiamo ancora 700. Ci converrebbe fare. Allora, residenza di Priamo ci dà cibo. Oppure più 8 all'efficienza, più 5 all'influenza su questa provincia, ecco. Questo per l'influenza ci serve. Perché adesso sta salendo tutto molto velocemente, però ragazzi bisogna stare attenti, perché adesso siamo sotto bonus infiniti. Tra 8 turni bonus infiniti non ci saranno più. Quindi dobbiamo ottimizzare.
Dobbiamo... Ma noi guadagniamo veramente poco bronzo comunque. Noi guadagniamo veramente poco bronzo. Allora, senti una cosa, per esempio, Pitane. Questa città qui di Pitane, con chi è che è Hector and alleata? I can talk, Non ha alleati, warrior ecco, to warrior. Pitane sono due città. Sì, mi pare due. Una con Legno più una capitale di provincia, no? All Una right, con Legno e una let's con negotiate. capitale di provincia. E ci servirebbe anche per Elea. Ci servirebbe anche per Elea. Per chiudere l'ultima provincia qua sotto, io direi che il nostro Ettore può andare qui sotto. Il nostro Ettore può andare qui sotto, può andare a pestare la Kuma Eolica una volta per tutte. Questa gente qui, queste ciurme schifose. Ecco, giù. Marciamo a sud verso l'antica Efeso. Ah, Efeso, mio signore, Efeso. Ornito ha eseguito mormorii di insurrezione. Che pezzo di Lido! Chi è questo? È il Dracomaco? Ma caro Dracomaco, senti una cosa. Senti una cosa. Senti una cosa, Drachi. Questo vuole soldi. In cambio del legno. Allora, io le monete te le posso anche dare. No, però, allora vai a cagare, cioè. Dracomaco, anche lui è da mettere su. Questo qua mi sa che è il compagno di merenda del Sarpedonte. Mi sa che è l'erede del Sarpedonte. Meno 10 costi di mantenimento per tutte le unità. Infatti, guardate qui com'è salito. Più 10. Aumentare l'influenza. È il Megaron. Allora, il Megaron, che è la nostra, sostanzialmente, il nostro centro di potere. È il nostro centro di potere. Lo stavamo costruendo. Scusi, il Megaron è questo? No, mura troiane. Dove cacchio sta il Megaron? Palazzo Reale. Scusa un attimo, ma. Scusami, su che catena è il Megaron? No, ma ce l'ha fatto fare in automatico. Felicità più 5. Felicità più 5. No, allora noi dobbiamo aumentare assolutamente il bronzo, innanzitutto. Assolutamente il bronzo. Piazza del Messaggero. Io andrei a fare la sala del capo tribù. Più 5 all'influenza su questa provincia. Qui non ce l'abbiamo. Sala del capo tribù. In questa provincia, scusa, fammi capire. Ci servirebbero anche gli archi, eh? Ci servirebbero anche gli archi. Sblocca l'arruolamento di arcieri. No, andiamo a fare la torre troiana. Andiamo a fare la torre troiana all'Irnesso, che così ci migliora un attimino anche la difesa. Noi abbiamo 5.200. Io direi che possiamo utilizzarli questi per andare ad aumentare la velocità di reintegro dei nostri eserciti. E qui, raga, adesso è tosta, eh. Cioè, adesso ragazzi, facciamo male. Guardate quanto poco ci costano. Abbiamo dimezzato i costi di mantenimento. Abbiamo dimezzato i costi di mantenimento. Allora, tu vieni qui. Tu vieni qua. 14 pitane, cosa ha dentro? Ne ha dentro 8. Ne ha dentro 8.
No, tirami su una spadina. Ok, così siamo pronti per attaccarli. Li attaccheremo solamente con Ettore, qui direi. Solamente con Ettore. Io direi, ragazzi, per oggi ci fermiamo qui. Nel prossimo episodio andiamo giù con Pitane e da questo punto in poi della nostra campagna, della nostra avventura, vedremo molte più partite, molte più battaglie giocate, anche perché adesso è il momento di skillare le truppe. È il momento di skillare le truppe e arrivare all'ingaggio poi dopo finale contro gli Achei con delle truppe mica da ridere, eh. Mica da ridere. Fammi vedere se io posso fare un rituale di ecatombe per Apollo. Non posso con Apollo. È il Poseidone, mio signore. 150. È il rituale. La preghiera ci dà l'immunità. Ok, la preghiera ci dà l'immunità all'attrition marittimo. Buona sapersi. Intanto Poseidone e Apollo. Pixelated Apollo. Che tra l'altro Pixelated Apollo ha, si è rifiutato di portare altri contenuti Total War, perché è rimasto un po' deluso dalla piega che ha preso Creative Assembly. Io non condivido molto questa scelta, però la rispetto. Pixelated Apollo lo conosco da una vita. Dai tempi in cui ci sfidavamo in multiplayer su Rome 2, mio signore. Detto questo, comunque, io vi ringrazio. Vi invito a lasciare un like per sostenere il canale. E nei commenti cerchiamo di delineare una strategia comune. Vi dico quello che vorrei fare io. Io vorrei eliminare la Kuma Eolica per riunificare un'altra provincia e sarebbe la quinta. Sarebbe la quinta provincia riunificata. Dopodiché direi che il core del nostro regno è abbastanza forte per poter pensare di pianificare una guerra seria. Quindi o andare contro il Sarpedonte, che è enorme, ragazzi. Il Sarpedonte è qualcosa di enorme. Mio signore, ma ci sono le apine! Oh, apine! I don't know what you Ciao, apine! Think this will achieve. Voi cosa cazzo volete da me? Questi sono in guerra un po' con tutti, le apine. Le apine non è che ci vogliono molto bene, Noi siamo grado di forza 6, ma il Sarpis? Che grado di forza ha il Sarpedonte? Grado di forza 1. È il più forte di tutti. Il Sarpedonte è il più forte di tutti. È anche molto amichevole. I am eager to talk with my natural. È anche molto amichevole il Sarpis. Pilastro troiano, mercante onesto, minaccia strategica nascente. Noi siamo inaffidabili, Noi siamo inaffidabili, dobbiamo migliorare la nostra reputazione per tentare di tenercelo Sarpedonte. Sarpedonte ci potrebbe far vincere la guerra. Che dire? Io vi saluto e vi do appuntamento nel prossimo video. Ciao belli.